Passiamo all'oggetto numero 7, interroga il consigliere Fora, adeguatezza tecnologica diagnostica per immagini azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia. Risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Fora. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno all'assessore Coletto. Ma il tema che propongo ovviamente a conoscenza dell'Aula e sicuramente è ancora di più a conoscenza dell'assessore Coletto. Lo propongo in un'ottica costruttiva con la consapevolezza che è una probabilmente delle criticità maggiori che in questo periodo si sta rilevando all'interno delle strutture ospedaliere. Parliamo della diagnostica per immagini e di tutto ciò che concerne, oltre che la prevenzione, la diagnosi delle patologie in particolare tempo correlate o in generale legate alla cronicità. Purtroppo ereditiamo una situazione che ha a che fare con una tecnologia nell'ambito della strumentazione diagnostica e radiologica per immagini che, oltre che ovviamente avere una vita diciamo media, perché di anno in anno evolve verso apparecchiature sempre più efficaci, ma che purtroppo eredita una situazione all'interno delle due strutture ospedaliere abbastanza vetusta. Noi sappiamo quanto sia la risonanza che la TAC oggi siano metodiche entrate nelle linee guida della cardiologia, dell'urologia, della gastroenterologia e di tante altre branche mediche. Sappiamo anche che purtroppo la pandemia negli ultimi 2 anni ha determinato un forte calo di accessi ospedalieri, sia legati alla prevenzione che all'indagine di patologie, per cui il riscontro prevalentemente per accertazioni diagnostiche mediante immagine è fondamentale. Il tema ovviamente andrebbe affrontato sotto una luce molto più ampia, perché c'è anche un ragionamento legato all'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche che probabilmente richiede un tempo anche più ampio di discussione. Per oggi vorrei porre all'attenzione di quest'Aula e dell'assessore una serie di criticità che già diversi mesi fa sono emerse dalla cronaca locale circa la difficile situazione relativa alla strumentazione nell'ambito radiologico dell'ospedale di Santa Maria Misericordia di Perugia e quella relativa alla PET-TAC, sempre della struttura ospedaliera. Sappiamo che la tomografia computerizzata del pronto soccorso segnala delle forti criticità, sappiamo che c'è una forte carenza di apparecchi radiologici portatili per esame a letto e che gli ecografi hanno ormai moltissimi anni, in molti casi si rilevano oltre che inadeguati non funzionanti. Sappiamo che c'è una serie di carenze legate alla strumentazione complessiva che attiene all'ambito tecnologico, per il quale ne sta risentendo in maniera importante la diagnostica e la prevenzione. Per cui, ecco, tutto ciò premesso in maniera molto sintetica, l'interrogazione chiede alla Giunta e all'assessore Coletto se e in che modalità si intenda potenziare la dotazione tecnologica per la diagnostica per immagini dell'azienda ospedaliera di Perugia, intervenendo oltre che sulla sostituzione ma sull'acquisto di alcune strumentazioni, in particolare la tomografia computerizzata del pronto soccorso, che è il primo accesso specifico per la possibilità di compiere una diagnostica efficace, di apparecchi radiologici ed ecografi portatili per intervenire più rapidamente possibile sulle patologie tempo dipendenti, e se in particolare non si ritenga opportuno, vista la difficoltà dello svolgere una diagnostica efficace in questo periodo, soprattutto in cui i dati Covid sono riaumentati, assessore, se non si ritenga opportuno centralizzare temporaneamente, fin quando non verrà ristabilita la normale fruizione dei servizi di diagnostica a livello territoriale, i medici radiologi degli altri ospedali, compatibilmente con le esigenze di servizio presso gli stessi, almeno per i turni di guardia notturna e per il fine settimana, al fine di utilizzare appieno orario e disponibilità dei macchinari presenti all'ospedale di Perugia. Grazie. Prego, assessore Coletto. Grazie. Grazie Presidente. La questione dell'HTA e della gestione delle apparecchiature pesanti è una questione molto importante. Non c'era effettivamente una gestione inquadrata, una fotografia delle apparecchiature presenti sugli ospedali, la stiamo creando. Nel frattempo abbiamo creato anche i CREVA,
che è la commissione di valutazione degli investimenti, in maniera tale da andare a collocare l'apparecchiatura a livello di ospedale dovuto per quel tipo di apparecchiatura. Mi spiego meglio, è inutile andare a mettere una risonanza 10 Tesla, vado a fantasia, che ne so, senza nulla togliere agli altri ospedali a Narnia Meglia, perché evidentemente essendoci un punto di primo intervento e non un pronto soccorso, un'apparecchiatura del genere è mai collocata, quantomeno collocata in maniera inappropriata. Pertanto, approfittando di quello che è il PNRR, che destinava di andare a sostituire le apparecchiature presenti con nuove apparecchiature, per quanto riguarda la regione dell'Umbria abbiamo cercato di creare una scaletta appropriata per quanto riguarda appunto le apparecchiature in funzione del DEA di primo livello, DEA di secondo livello, piuttosto che ospedale di rete o ospedale di base. Ognuno di questi per definizione, per norma, ha collocato l'apparecchiatura di competenza, nel senso per il livello di risposta di cura che deve erogare il DEA di primo piuttosto che di secondo livello. Pertanto la programmazione regionale degli interventi in relazione alla dotazione tecnologica per la diagnostica per immagini dell'azienda ospedaliera di Perugia prevede i seguenti interventi di sostituzione o aggiornamento della tecnologia. Con il PNRR si acquista un sistema radiologico digitale diretto con tavolo telecomandato, due angiografi cardiologici, una PET-TAC e quattro ecotomografi per un valore totale di 4.691.000. Con DGR 81 del 4/2/2022 ex articolo 20, accordo di programma in via di sottoscrizione, si acquista un acceleratore lineare, un digitale diretto polifunzionale, sei ecotomografi, una risonanza magnetica ad un Tesla e mezzo comprensiva di lavori e una TAC comprensiva di lavori per un totale di 5.206.000. Sempre con l'ex articolo 20, legge 67-88, l'accordo di programma già sottoscritto in data 12/12/2016, già sostituito a maggio 2022, un acceleratore da 2.007.000 ed è prevista la sostituzione di un angiografo da 1.465.000 euro. Con legge 160/2019 articolo 1 sono in corso di assegnazione all'azienda ospedaliera di Perugia 2.700.000. A tale proposito è stato richiesto di utilizzare tale finanziamento per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali a minor impatto energetico, per cui verranno acquistate una risonanza magnetica da 3 Tesla per gli esami più complessi, 4 portatili per radiologia, e questo è un passaggio molto importante, visto e considerato che il futuro dovrà essere parte sul territorio, ma anche e soprattutto dovranno servire pazienti che non si possono muovere. Una cella frigosalme, un litro tritore, un microscopio operatorio Pentero per la neurochirurgia, 17 lampade scialitiche e 3 portatili per radiologia ad archi AC. Tutti gli interventi impegnano risorse per 16.763.383. Sono finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico, comprensive l'apparecchiatura e attrezzatura ad alto contenuto tecnologico, in sostituzione di attrezzature caratterizzate da vetustà come previsto dal piano di resilienza. Grazie. Grazie assessore. Prego consigliere Fora per la. Ringrazio l'assessore per la risposta, anche per l'elenco dettagliato che pare essere, come dire, un dettaglio di carattere squisitamente tecnico, ma dietro quell'elenco ci sono prestazioni e recupero possibile di tutta una serie di servizi di diagnostica di cui il nostro ospedale ha fortemente bisogno. Non ho rintracciato nella risposta un'ultima nota legata all'organizzazione, ma spero e mi auspico che sicuramente rientrerà all'interno del quadro della programmazione che l'assessore sta curando in relazione alla
modalità di utilizzo e alla adeguatezza del personale legato alla possibilità di mettere a valore questo importante investimento di 16 milioni di euro che oggi l'assessore ci ripropone, perché il problema anche in funzione, oltre che della carenza di personale, ma del riaumento dei dati Covid, è che in molti casi alcune fasce orarie della struttura ospedaliera, sia notturne che del fine settimana, non sono coperte dalla presenza di radiologi che possano mettere a valore sull'H24 l'intera strumentazione. Per cui la possibilità anche in questo momento di emergenza di verificare potenziali professionalità del territorio che possano mettere a valore queste strutture, questi investimenti all'interno delle due aziende ospedaliere maggiori, che sono in questo caso Perugia e Terni, sicuramente potrebbe facilitare un recupero anche della diagnostica in questa fase, purtroppo ancora con diverse carenze di liste d'attesa, affinché gli investimenti possano essere valorizzati al massimo. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'ultima question time, oggetto numero 8, carenza ai medici in medicina generale di continuità assistenziale per istituti penitenziari e del personale del servizio di emergenza urgenza presso l'ASL Umbria 2. Prego consigliere Paparelli. Sì, grazie presidente, ma direttore generale dell'ASL Umbria 2, in una missiva indirizzata ai sindaci del territorio di competenza, oltre che alla Presidente della Regione e all'Assessore alla Salute di questa Regione, ha messo in evidenza i punti dolenti della sanità territoriale, con particolare attenzione alle carenze che da qui a fine anno si evidenzieranno nella medicina generale e nel servizio di emergenza-urgenza. Parole di defino: entro la fine del 2022 verranno a mancare ben 57 medici di medicina generale nell'ASL Umbria 2, che in rapporto ad una media di 1.000 assistiti per medico significa che una popolazione di quasi 60.000 assistiti rischia di non avere un medico di medicina generale. Le carenze riguardano tutti i distretti, ma in particolare il distretto di Terni, Spoleto, Foligno, Narnia Melia, Orvieto e la Valnerina. Nel dettaglio, alcune zone, come quella diciamo nella centrale Umbra, peraltro io ho parlato con alcuni medici, stanno andando in pensione oltre la metà, entro agosto, la metà dei medici di medicina generale, quindi in un distretto diciamo di circa 20.000 persone verranno a mancare su 4 su 6 medici di medicina generale. Queste carenze andranno a penalizzare non solo le periferie dei comuni più grandi, ma addirittura in questi casi interi comuni, piccoli comuni. Le criticità importanti vengono evidenziate peraltro anche per quello che riguarda l'ex guardia medica, servizio di continuità assistenziale, e la medicina penitenziaria, dove ad oggi risultano una carenza di 45 medici di continuità assistenziale, 13 medici di istituti penitenziari. Noi sappiamo che una postazione di guardia medica richiede almeno 4 medici al fine di garantire l'attività notturna, i turni, prefestività e festività, e quindi 45 medici significano 11 postazioni almeno in meno all'interno della ASL. Ci sono carenze importanti che riguardano anche la rete dell'emergenza urgenza, quindi il servizio 118, e sempre il direttore generale ha dichiarato che il fabbisogno per assicurare la continuità si risulta essere pari a 35 medici. Di questi, se nel mese del marzo 21 vi erano 8 carenze, a novembre 21 sono diventate 14, quindi in aumento, e nonostante si concluderà il corso organizzato per i medici del 118, a cui hanno partecipato 14 corsisti, entro, diciamo, dovrebbe essersi concluso entro fine giugno, per cui dovremmo avere una riduzione della criticità del 118, ma avremo, come dire, siccome la coperta è corta, assessore, qui mi sembra diciamo come i carri armati di Mussolini, cioè li spostiamo da una parte ma la carenza poi si genera dall'altra, e quindi come conseguenza un aggravamento delle carenze di guardia medica per un numero di medici pari a quelli che si sposteranno sull'emergenza urgenza. Quindi queste
Le chiedo, assessore, quanti sono le carenze di questa, della medicina di territorio nelle fattispecie che ho illustrato nell'interrogazione, e chiedo di sapere come si intenderà far fronte a queste carenze e alla necessità di personale per i servizi citati, per non lasciare migliaia di persone senza medico di famiglia o diciamo essere costretti magari in qualche caso a subire disagi notevoli sia per la distanza diciamo del medico stesso e sia per le altre questioni legate alla necessità dell'assistenza sanitaria. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Io credo che su una cosa il consigliere Paparelli ha perfettamente ragione, che la coperta non è che sia corta, ormai la coperta è strappata ed è anche finita, è divisa in francobolli. Ma questo oggettivamente non per colpa delle regioni, ma per colpa dei vari governi che si sono susseguiti e del numero chiuso a medici. Il risultato qual è? Il risultato è che ci sono zone scoperte, il risultato è che mancano anestesisti, il risultato è che causa Covid le liste d'attesa si sono ulteriormente allungate, il risultato è che il malumore tra la popolazione, giustamente, sta aumentando. Ciò detto, per quanto riguarda i medici di medicina generale, ma soprattutto le borse destinate alla scuola dei medici di medicina generale, che è una scuola triennale ed è una scuola regionale, a differenza delle specialità che riguardano i medici ospedalieri, che sono scuole evidentemente universitarie che durano dai 4 ai 5 anni. Quella che durava 4 anni è stata portata a 5 ed è quella di anestesia. Ciò detto, è grave la mancanza, ma non è la mancanza solo dell'Umbria, è la mancanza a livello nazionale, alla quale noi come assessori della sanità avevamo chiesto ai vari governi che sono succeduti di dare risposte da 10 anni a questa parte. Perché si sapeva, la stessa FIMGE, gli stessi medici di medicina generale avevano annunciato queste gravi mancanze. Ma la miopia a livello governativo, quindi a livello centrale, che stiamo scontando a livello regionale, e il front office per quanto riguarda la sanità, piaccia o non piaccia, sono le regioni, non è che vadano dal ministro, attenzione, vengono qua, vengono in Umbria piuttosto che in Piemonte, piuttosto che in Toscana. Ecco, questa la stiamo scontando noi in prima persona. Io credo che sia giunto il momento, anche se in ritardo di almeno 10 anni, di mettere mano a questo numero chiuso per poter dare delle risposte. Non è solo con gli infermieri che possiamo dare delle risposte, anche se ritengo ormai non più procrastinabile che quelle che sono le attività diciamo sanitarie, le professioni sanitarie, quindi medici piuttosto che tecnici e via dicendo, abbiano un ruolo ben più preponderante per riuscire a tamponare, anche se parzialmente, quella che è la mancanza dei medici. Comunque sia, l'azienda ULS Umbria 2 ha provveduto a pubblicare le carenze rilevate a marzo 2022 sul BUR dell'Umbria numero 28 del 30 maggio 2022. Precisamente sono 57 posti di assistenza primaria e 45 posti di continuità assistenziale, numero 13 posti di continuità assistenziale per istituti penitenziari ricadenti nell'ambito aziendale e un posto di pediatra di libera scelta. All'esito di tale pubblicazione sono stati assegnati 8 posti di assistenza primaria, di cui 3 per trasferimento e 5 per nuove convenzioni, un posto di continuità assistenziale per trasferimento da altra sede nazionale e un posto di pediatra di libera scelta. Le carenze non coperte a seguito di tale pubblicazione ordinaria saranno oggetto di apposita e successiva pubblicazione sul sito della SISAC, struttura interregionale sanitari convenzionati, destinata a medici inseriti nelle graduatorie di altre regioni e a medici in possesso di titolo di formazione specifica di medicina generale. L'articolo 34, comma 17, accordo collettivo nazionale MMG del 3 marzo 2005 e successive modificazioni. Le ulteriori carenze non coperte a seguito di tale pubblicazione saranno oggetto di apposita pubblicazione, sensi sempre dell'articolo 34, comma 17, sul sito istituzionale della Regione dell'Umbria, destinata ai medici di cui l'articolo 9, comma 1, decreto legislativo 14 dicembre 2018,
convertito con modificazioni delle leggi Decreto Calabria e in subordine ai medici, cui l'articolo 12, comma 3, DL 30, convertito con modificazione della legge 25 giugno 2019, numero 60. Medici frequentatori di corsi di formazione specifica in medicina generale presso la Regione dell'Umbria. Successivamente alla condizione delle procedure di cui sopra si procederà, alla conclusione delle procedure di cui sopra si procederà in corso d'anno alle ulteriori pubblicazioni riferite a impreviste vacanze di incarichi per sovvenute esigenze straordinarie. Tale percorso prevede prima la pubblicazione sul BUR e poi quella sul sito della SISA e infine quella sul sito istituzionale della Regione. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria territoriale, l'AS2 ha pubblicato sul BUR numero 40 del giugno 2022 12 posti per l'avviso e l'avviso è in scadenza l'11 luglio del 2022. La consistenza presso l'US Umbria 2 del personale oggetto di interrogazione che si sta trattando. Allora, i medici di assistenza primaria, distretto di Terni, medici presenti sono 101, carenze pubblicate 15. Distretto di Narnia Menia, i medici presenti sono 36, carenze pubblicate numero 9. Il distretto di Orvieto, medici presenti 30, carenze pubblicate numero 7. Il distretto di Foligno, medici presenti 75, carenze numero 11. Il distretto di Spoleto, medici presenti 35, le carenze sono 12. Per quanto riguarda il distretto della Valnerina, i medici presenti sono 7, le carenze pubblicate numero 3. Medici di continuità assistenziale in servizio nel mese di luglio. Sono 66 medici titolari, carenze pubblicate 45. I 67 medici sostituiti. Medici per assistenza penitenziaria sono attualmente 4 medici titolari, le carenze pubblicate sono 13 e 9 medici incaricati. I medici dell'est sono attualmente 9 medici titolari, le carenze pubblicate sono 12 e 2 medici incaricati. I pediatri di libera scelta, il distretto di Terni, i pediatri di libera scelta presenti sono 15. Il distretto di Narnia Menia, i pediatri di libera scelta sono 6. Il distretto di Orvieto, i pediatri di libera scelta sono 6. Il distretto di Foligno, i pediatri di libera scelta presenti sono 11 e le carenze pubblicate 1. Il distretto di Spoleto, pediatri di libera scelta sono 5. Nel distretto della Valnerina, i pediatri di libera scelta sono 2. Ulteriori misure regionali. Con nota del 29/6/2022 per incarichi medici, UCA, unità di continuità assistenziale che, nelle more dei processi di riorganizzazione e alla compiuta istituzione delle stesse, come previsto dal DL 77/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 144 del 22 giugno ultimo scorso, la possibilità di aderire a incarichi a tempo determinato secondo lo schema contrattuale dell'accordo collettivo di medici di medicina generale vigente relativamente al ruolo unico di assistenza primaria ed attività oraria, con DGR 345 dell'aprile del 22, accordo integrativo regionale di medici di medicina generale, si è convenuto con le organizzazioni sindacali di categoria, sempre al fine di assicurare il livello essenziale di assistenza, di aumentare il massimale individuale di scelte ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale da 500 a 650 scelte, di aumentare il massimale individuale di scelte per i medici che espletano attività in zone disagiate, portandolo da 1575 a 1800 scelte per 6 mesi. Allora, è chiaro che questo è un pannicello caldo, è una soluzione provvisoria che vogliamo dare nonostante il vulnus, il buco nero, la mancanza sia sempre e comunque il numero chiuso a medicina. Noi non possiamo continuare a raccontare balle ai nostri assistiti dicendo che riusciamo a dare assistenza a queste persone. Il problema sta a monte, il problema sta da chi deve decidere di tirar via questo numero chiuso, di chi deve scegliere di dare delle risposte, di chi deve sostenere quello che è un servizio su base universale che, se continua così, credetemi, non avrà un futuro importante. Se mancano i medici, manca la base assistenziale, se mancano gli infermieri, il DL 77, tanto sostenuto da tutti, visto considerato che si parla di territorio, visto considerato che si parla di assistenza dei cronici,
visto che è considerato che si parla di dare delle risposte importanti in considerazione di quello che è stato un esempio lampante, la cartina di tornasole, cioè il Covid-19, che ha come dire, definito che la mancanza, oltre a essere quella di medici di medicina generale, dei medici in generale, del numero chiuso, che nonostante tutto continuano a perseverare e a tenere chiuso, questo è un errore grossolano e madornale che destinerà il nostro servizio su base universale a chiudere e a diventare un servizio su base assicurativa. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Paparelli per la replica. Sì, grazie Presidente, ma Assessore Coletto, io apprezzo la buona volontà, il tema è che le 65.000 persone oggi non hanno avuto alcun tipo di risposta. Quindi lo sport migliore è sempre quello di scaricare sugli altri la responsabilità, una volta sul passato, una volta sulla pandemia, una volta sulla guerra, una volta su quello che non ha fatto i governi che si sono succeduti di vari anni. Però diciamo, noi dobbiamo dire invece che qualche altra regione, per esempio la sua, qualche soluzione sul tema un pochino più avanzata per tempo, anche se, come dice lei, su pannicello caldo, ma qualche pannicello fa sempre comodo, l'ha trovata per tempo, programmando per tempo. Non capisco che cosa avete fatto in questi 3 anni in conferenza Stato-Regioni, sapendo che interlocuzioni in quella sede col governo è costante e continua. Non mi risulta, diciamo, che ci sia stato nessun tipo di vertenza come quella che lei oggi ci vuole raccontare. Il risultato, la verità di questa gestione sulla medicina di territorio è che, oltre alla carenza dei medici di medicina generale, abbiamo aggravato la situazione abolendo le USCA il 30 giugno, cosa gravissima. I medici di medicina generale non vanno a casa delle persone over 80 a fare i vaccini, perché ancora aspettano da lei, qualche indicazione, le leggo i messaggi dei medici, cioè non abbiamo indicazioni in tal senso, quindi quelli che stanno a casa, cioè predichiamo la quarta dose, ma gli anziani a casa la quarta dose non la facciamo. Non si fanno più i tamponi a casa, a domicilio, nei casi in cui c'è bisogno. Non, questo è anche fatto, diciamo, responsabilità del fatto delle assunzioni che non sono state fatte e del fatto che se qualche strumento con fatica avevamo messo in campo lo abbiamo abolito. Abbiamo abolito sia formalmente, abbiamo abolito formalmente, sì. Sì, infatti, infatti, Assessore, lei ha parlato, infatti, Assessore, ne parleremo, questa, l'unica cosa che non mi manca è quella capacità di studiare, tant'è vero che ci sono altre regioni italiane che hanno prorogato le USCA, che fanno i tamponi a casa e che fanno i vaccini a casa. Quindi studi lei, casomai, quello che fanno queste regioni. Lei sta cominciando ad affrontare. No, non fa niente, non c'entra niente, sono cose diverse. Mettete, dia qualche contributo di meno. Signore Assessore, dia qualche contributo di meno a qualche marchetta e investire di più sulla sanità pubblica e territoriale. Fate meno marchette. Meno marchette e aiutate la gente che ha bisogno. Vi faccio allontanare dall'aula, basta, E non è che gli altri sono illegali. Basta, lo dica l'assessore. Basta, io sto facendo la mia rete. Finiamo i toni, finiamo il time. Grazie. Chiaro. Meno contributi. Anche oggi. Consigliere. Due leggi per dare i contributi. Per favore. Assessore. Studia. Avanti, per favore. Andiamo avanti. Chiudiamo la seduta. Anche da governatori di centrodestra studiare.